Salve a tutti, avrei un nuovo lavoretto da fare e adesso vi faccio vedere cosa. Ecco, io un po' di tempo fa ho costruito questo perno, è un perno portafrese per le frese a modulo, quelli per ingranaggi, tanto per intenderci. Ecco, basta togliere il dado qui, si toglie il distanziale, qui c'è la sua chiavetta praticamente, poi si mette dentro la fresa. Può essere uno o l'altro, tanto sono tutti uguali praticamente. Si rimette sul distanziale e il suo dadone e si dà una bella strinta. Ecco, questo per esempio è la fresa modulo 1,5, va bene per gli ingranaggi, ecco, stesso modulo, ecco. E questo va pinzato dalla parte del mandrino da tornio, dalla parte di qua va tenuta la spinta con l'ausilio della contropunto, chiaramente. E adesso io vorrei costruire un dispositivo da mettere da usare su questa morsa che è molto molto efficace, che va montato sul tornio e mi fa già l'asse verticale, diciamo. Vorrei costruire un dispositivo che mi permetta di costruire, duplicare tutti gli tipi di ingranaggi più comuni, tipo questo cilindrico. Questo, per esempio, ha una dentatura modulo 2, per esempio, ecco, tanto per intenderci. Ma vorrei fare anche questi qui a coppia conica con inclinate di 45 gradi che formano un angolo di 90 o anche altre angolazioni. E poi vorrei fare anche addirittura questi ingranaggi elicoidali, che chiaramente sono i più difficili da fare, però vorrei costruire un piccolo dispositivo che mi permette di fare tutto ciò. Chiaramente non con velocità industriali, da macchina industriale, ma per quelli che devo fare io 9-10 ingranaggi l'anno è più che sufficiente che riesca a farmeli senza guardare il tempo che mi serve per farli. E cominciamo a fare questo dispositivo. Viene un foro di 20, qui uno di 40 e qui ci rimane questi 25 mm da poter fare una sede che possa girare e anche un pezzo di filetto praticamente.
Adesso andiamo a farci la foratura. Allora, questo diventerà il perno che deve scorrere per mandare avanti tutto il meccanismo. Dopo qui ci verrà un filetto interno. Noi abbiamo bisogno di un supporto qui da poter appoggiare il traino di questo cursore, praticamente. Io direi di farlo con questo, che è un 8 mm x 30. Adesso andiamo a farci qui la scanalatura con la fresa da 8 mm diventerà praticamente più o meno così, così rimane in guida, perfetto, rimane in guida col suo appoggio e andiamo a farlo. Ecco, cominciamo a frasare, a fare la sede qui. Guardiamo, sì, direi che sia la sua, direi praticamente, ok, perfetto. Ecco, abbiamo completato la fisionomia del piastrino. Questo qui l'ho messo qui, praticamente, qui così.
adesso troviamo il modo per fissarlo, troviamo. Avrei fatto prima saldarlo, sicuramente, però non è molto professionale, via. Bene, adesso mettiamo su il maschietore autocostruito. Fantastico. Ecco il maschietore per trapano colonna. Dopo la fine vi metto, alla fine del video vi metto poi, da poter cliccarci sopra se uno vuole vedere. Così. Ok. Quindi qui abbiamo già l'inserto con il porta pinze, qui il porta maschio con maschio di 6. Okay. Perfetto. Perfetto, questo maschietore autocostruito è una bomba. Vi consiglio di andarlo a vedere alla fine di questo video, dopo vi lascio il link, potete cliccarci sopra. È veramente, veramente eccezionale, è un'opera d'arte quella lì. Questo va così, dopo qua c'è Napoli ripulita. Questo qui dopo andrà dentro, una volta lavorato, ecco così. Da qua avremo la spinta, avremo il tiraggio. E questo mi serve da fermo. Adesso che abbiamo la posizione esatta di questo qui, adesso andiamo a fare un centrino da mettere qui. Andiamo a fare un centrino, così dopo ci facciamo il marcatore che segna questo, andiamo a fare il buco dall'altra parte. Foro, meccanica si chiama il foro. Ecco, ci abbiamo lasciato un puntino, che poi il centrino praticamente. Così adesso mettendolo qua dentro, facendolo correre là, c'è una botterella e ci viene il centrino perfetto nel nostro centro. Ci viene. Ecco, adesso mettiamo qua, la mettiamo, ci dà una martellatina sopra, ci diamo, troviamo un martello. Perfetto, si vede? La faccio vedere smontata. Ecco, si dovrebbe vedere il puntino, il centrino. Ecco, adesso andiamo a fare forare proprio lì, a forare e siamo sicuri di essere al centro. Il foro è centrato al 100%, non so se si vede, ma è centratissimo.
adesso dobbiamo finirlo a mano perché qui mi esce solo di 5, mi esce, invece devo sfruttare massimo il maschio che mi serve un filetto lungo 7 cm, 70 mm, quindi lo tiro fuori e poi lo finisco a mano. Albero è pronto praticamente, perfetto. Ora dobbiamo fare una piccola bronzina da mettere all'interno qui, che vada dentro e andiamo a tornirla. Ecco, adesso vediamo se siamo stati precisi. Qui c'è già la boccola, qui c'è l'incasso della boccola per sfruttare il massimo spazio. È perfetto. Questo è molto importante che sia liscio perché altrimenti mangia la sede della bronzina, mangia. Ok, siamo sullo zero, perfetto, siamo praticamente. Ok, molto bene. È bene così. Filettino. Qui abbiamo un piccolo problema, un'interferenza di posizione e facciamo un po' fatica a fare questo filetto così lungo, allora dovremmo usare per forza la filiera. Il perno va dentro praticamente così, di qua. Così, dopo dall'altra parte ci verrà un'altra bronzina e ci verrà qui, ci verrà un giunto snodato e questo recupera, questo va messo così, questo recupera questo cursore praticamente. Ecco,
adesso dobbiamo fare un supporto per siccome che io userò questa morsa da mettere sul tornio. Perché lavora piuttosto bene questa morsa. Questo devo metterlo qui, praticamente qui così. Quindi adesso dobbiamo fare un supporto che regga questo snodo. Orientabile. Lo faccio con un 20 più un altro 20, così mi va proprio abbattuto, così posso posare ogni volta direttamente senza star lì a calibrare. E quindi facciamo un 20 più un 20 praticamente. Ecco, abbiamo segato un pezzo di 12,3, ci serve poi 12, 3 sono per tolleranza lavorativa, l'altro di 8 che pare la morsa, praticamente facciamo uno spessore di 4, un po' scarso, se 4 poi dopo andrà spianato, quindi diventerà un po' scarso, e questo qui va messo praticamente qui così, che dovrà fulcrare su quel pezzo qui praticamente. Questo adesso va così praticamente, di qua ci verrà poi il bulone che ferma il giro di questo meccanismo. Ecco, così adesso abbiamo le gole per la saldatura, che dopo possiamo portarla a zero e andiamo a farla. Ed è giunto il momento di mettere su la fresatrice. Adesso bulone di fissaggio di 2 minuti praticamente. Lì, uno lì e uno dall'altra parte. Un chiarotto di 2 buloni di fissaggio. E la fresatrice è a posto. Sì, a posto. E anche qui è a posto. Ho tirato la cinghia. Ok. Perfetto, la fresa è a posto. E vi ricordo che la fresatrice poi ve la metto, per chi non l'avesse visto, ve la metto alla fine del video, vi metto il link da cliccarci sopra, la finestrella,
e magari uno non l'ha vista, ma magari vuole andare a vedere. E alla fine vi metto tutto, alla fine. Ok. Zero. Ehi ragazzi, sembra rettificato quasi. Che ne dite? Sembra quasi fatto a macchina seria. È veramente liscio. Molto bene, adesso andiamo a fare la parte di qua, facciamo anche la parte di qua adesso. Usiamo sempre una fresatura con corde praticamente, che lavora meglio. Parte di qua è già molto liscia come abbiamo visto prima, però voglio farci da una super finitura con questo qui, perché fa praticamente, toglie tutte le righe, perché fa il corpo tutto intero. Diciamo la verità, questa fresatrice è di una precisione incredibile, è veramente veramente eccezionale questa fresatrice, è uno specchio praticamente. Più lisci di così non si può. E abbiamo finito di squadrare questo pezzo, che è venuto bellissimo.
che è quello che va dentro la morsa per che fa da sostegno, che si incastra poi dentro qui, così. Adesso andiamo a fare la finitura superficiale anche di questo, che l'aveva lasciato qualche decimo più abbondante, volutamente. Ed ecco anche l'altro pezzo, con un livello di finitura altissimo, direi. Naturalmente questo va messo qua dentro, così come prima. Dopo qui ci va il bulone. Sarà posto e questo ha la possibilità di girare e di bloccarlo nella posizione che si vuole. Siccome che questo video diventerebbe troppo lungo e troppo pesante e per buttarlo giù tutto in un fiato, diciamo, penso di tagliarlo in tre parti, quindi farò parte 1, parte 2 e parte 3, e adesso qui vi metto già la finestrella del prossimo video, che vi consiglio sempre di vedere perché c'è molta tecnica hobbistica fai da te.